Allora, intanto, un saluto particolare a Super J che mi dà una nuova opportunità per parlare di Predare di Arquata del Tronto. Ecco Qui siamo, scusate il disordine, ma eh, per motivi che non vi sto a spiegare, siamo a Casa Caponi. E spesso si dice che ci sono anche delle canzoni che parlano di cieli in una stanza, di avere, di avere il cielo a posto del tetto. Beh, nel nostro caso, devo dire che nostro malgrado, non che l'abbiamo chiesto, effettivamente mi ritrovo, mi ritrovo il cielo in una stanza e malgrado il terremoto abbia combinato tutto questo ehm, non posso fare a meno però anche di notare che malgrado ci sia questa devastazione, che comunque questa è casa dove sono cresciuto, dove mi sono eh, rapportato insomma, con, con, con tutto quello che mi mio vissuto. Non posso fare a meno di notare però una forma di bellezza in qualche maniera. Come potete vedere c'è il territorio, c'è la natura che malgrado il terremoto è rimasta intatta, è rimasta bellissima, anzi come vedete appunto si sta, si sta riappropriando di quello che forse per troppo tempo gli era stato sottratto, quindi sta riguadagnando terreno proprio nel suo, nel suo territorio e lo sta facendo in una maniera molto rapida, molto più rapida rispetto a a quello che dovrebbero fare le istituzioni. Quindi la natura sta, ci sta insegnando una cosa, che, che la lentezza degli uomini è, è incredibile. Qui siamo al quinto anno ormai dal sisma e, e come vedete non c'è ancora niente. Anche quelle, quelle poche case che vedete in piedi, che andranno comunque buttate giù, non sono state neanche puntellate, neanche messe in sicurezza. Quindi il senso d'abbandono. Il senso d'abbandono in, in, in questa mia predare è pazzesco. Ecco, tutto è diventato evanescente: eh, la mia casa e le case di tutti eh, hanno preso del trasparente. Ci sono delle scale ancora appese, scale che però va sicuro non portano più a niente. Eh, ma lui, l'occhio ciclopico del Monte Vettore, è ancora lì che guarda e, e ne ha viste. Eh, ma questa volta, però, ci voglio mettere un po', un po' di mio, un po' di poesia, sembra, sembra un po' più triste del solito, perché non vede, non vede realizzate quelle promesse che, eh, calpestando questi sassi, numerosi politici, numerosi personaggi, anche dello spettacolo, della politica, lo stesso Papa, insomma, hanno calpestato questi sassi facendoci una promessa, una promessa che però... A quanto, a quanto pare non è stata mantenuta. Eh, probabilmente questi posti verranno, sì, verranno ricostruiti, ma il problema è che se lo fanno fra vent'anni non ha lo stesso sapore che avrebbe se, se lo facessero in tempi un po' più rapidi. La stessa rapidità che ci sta mettendo la natura, che ci sta insegnando che ci vuole un attimo a riprendersi un territorio, perché noi non ci riprendiamo il nostro, quello che ci ha prestato la natura così gentilmente? Addirittura, non ci crederete, ma eh, da noi è arrivata la fibra. L'altro giorno ho visto degli operai che trafficavano con dei puzzetti e io ho chiesto, ma ragazzi che cosa state facendo? Ah, stiamo mettendo la fibra, è un progetto preciso, ma per cui lo dobbiamo fare. Dico bene, ma è la fibra veloce? Sì, sì, è la fibra veloce, dico sì. Beh, in effetti è veloce, è così veloce che è arrivata prima delle case. Dico, e, questo, <ride> e questo non ha molto senso perché? Perché poi tutti quei puzzetti, quegli scavi che hanno fatto dovranno essere probabilmente rispostati una volta che si sì, partirà la ricostruzione pesante per cui dovrà fatta, andrà rifatta l'urbanizzazione e quindi quei pozzetti probabilmente dovranno essere spostati quindi io non capisco questo, questo andare un po' al contrario soltanto perché era un progetto già finanziato eh, bisogna farlo ok ma è stato finanziato prima del sisma bisogna fare i conti con una cosa che si chiama terremoto che è stata un po' messa da parte, è passata un po' parecchio in secondo piano, per cui lo ringrazio ancora eh, questa emittente, perché ci sta dando ancora spazio e sta mantenendo in qualche maniera i riflettori accesi. Eh, ma non c'è senso eh, portare una tecnologia che probabilmente potrà servire anche a qualcuno che abita nelle SAI, non dico di no, ma significa uno sperpero di denaro, perché poi quei pozzetti andranno nuovamente spostati e quindi non capisco il senso, il senso di tutto questo. Che altro aggiungere? Voglio anche aggiungere della poesia perché in questa mia casa io ci ho lasciato il cuore e adesso sto notando che se, se il bravo operatore mi fa, mi fa una zoomata, qui ce n'è uno spontaneo. Quindi è proprio il caso di dire che la nostra casa è, è proprio come il nostro cuore. Parla di noi ma senza le parole. E poi ragazzi, parliamoci chiaro, noi passiamo una vita a tornare a casa. Come si può? Non dare la possibilità ai miei compaesani, a tutte quelle persone che anche prima di noi hanno subito una, una tragedia leggenda. E per carità le case sono mura e eh, non, non sono niente rispetto alla vita delle persone, di quelle persone che quella notte ci hanno lasciato. Quindi eh, sì, fa male vedere casa, casa mia così, la, il paese che non c'è più, ma il territorio c'è ancora, e sono quelle persone che non avranno una seconda possibilità. Allora, Qualcuno disse che per onorare i morti bisogna fare qualcosa di concreto per i vivi. Allora io ecco faccio l'ennesimo appello di darsi una mossa, di dare un po' un'accelerata, perché ricostruire le case fra vent'anni non è la stessa cosa che ricostruirle adesso. Per carità, va fatto perché chi ha fatto queste case prima di noi ha fatto in modo che noi le abitassimo ha fatto in modo che noi conserviamo ancora oggi tutti i magnifici ricordi che questo paese ci hanno lasciato dalla nostra infanzia. E ricordatevi che questo paese però non è solo nostro, questo paese è anche vostro, perché chiunque d'estate, d'inverno, gli appassionati della montagna sono venuti in questo territorio, ne conserva un ottimo ricordo. Ecco, facciamo in modo che non, non rimanga solo un ricordo e che tutto quanto possa tornare agli antichi splendori e perché no, anche meglio di prima, anche meglio di prima. Tra l'altro è un posto di leggente, è un posto di cultura, arte, eh, qui c'è tutto. L'importante è importante che dobbiamo avere una visione, non dovete ricostruire le case poi soltanto perché noi le abbiamo perse, soltanto per i locali. Quello io lo do per scontato, anche se a quanto pare scontato non è. Ma lo dovete fare con una visione. Qual è la visione? Una visione turistica? Una visione agro-silvo-pastorale? Perché no? Tutte queste cose insieme. Non abbiamo niente da invidiare ad altri territori come il Trentino o altre zone che hanno le nostre stesse caratteristiche. L'Italia è bella tutta. Tra l'altro, le Marche sono la seconda regione, mi pare, secondo una statistica, più bella del mondo. E noi ci siamo sopra, ci siamo dentro. Allora, perché, perché non darsi una mossa? Oggi c'è la tecnologia per fare le case meglio. Velocemente, ma chiaramente, se facciamo delle scatole vuote, se facciamo dei tempi dove poi la gente non ci rientra più perché, qui a predare, ci sono rimaste, faccio un esempio: poche anime e l'età media, media è di 50, 60, 70 anni. Quelli più giovani si sono rifatti la vita altrove, come non hanno il vissuto che abbiamo noi, l'attaccamento al territorio, la resilienza. Quindi rischiamo di perdere proprio la nostra, non solo abbiamo perso i nostri amici quella notte, parecchi dei nostri amici, non solo abbiamo perso le nostre case, ma rischiamo di perdere la cosa ben più grave forse di tutto quanto, la nostra identità storica. È un po' come morire due volte. E allora perché? Ok, spazio al Covid. Il Covid è un problema, è uno dei tanti problemi che insomma, sicuramente hanno afflitto, hanno afflitto tutti noi. Ma vorrei un attimino chiedere, uh, ecco, uh, questa emittente lo, lo sta facendo, di riportare un po' l'attenzione in, in una zona dove sembra un po' dimenticata, sembra sembriamo stare sopra delle rovine un po' di una postmoderna Pompei. Non è una bella sensazione però, forse non la stessa che si può avere quando si va a Pompei e eh, visitata dal punto di vista storico-culturale. Ecco, tra l'altro, in fondo in mezzo, in mezzo a, quei, a quei rottami e quei ferri in su di lavoro, c'è quello che per me sta scandendo proprio il passare del tempo e, del, e della ricostruzione che, che non parte. Perché spesso dico noi che crediamo alla ricostruzione, forse crediamo ancora a Babbo Natale. Infatti, Babbo Natale imperterrito continua ancora ad aggrapparsi a queste macelle, e nella speranza che, insomma, che arrivi questo, questo regalo magari perché no al prossimo Natale che si veda veramente qualcosa di, di concreto una, una ricostruzione eh, quella chiamata massiccia no? quello, quello vogliamo vedere vogliamo iniziare a vedere le gru, vogliamo iniziare a vedere le betoniere vogliamo, vogliamo iniziare a vedere gli operai in questa zona perché al momento se seppure in qualche margine quindi fuori perimetro qualcosa sta non dico di no, partendo, qualche gru si vede, ma nella zona proprio nel cuore del sisma, quindi dentro il credere, dentro il pernimetro, noi ancora non possiamo fare granché fino a quando non sono pronti questi benedetti piani attuativi. Sembra che ci stanno lavorando, tra un po' verranno, verranno, verranno pubblicati, in via ufficiosa ci è stato detto, in via ufficiale ancora stiamo aspettando, ecco però speriamo che oltre a continuare a credere a Babbo Natale non dobbiamo pure continuare a credere alla Befana, perché alla fine, insomma, io credo che si vada a maturare anche una sorta di danno, come posso dire, irradiale, perché se io non posso, ammesso che potessi, se io non posso ricostruirmi casa e, e lo Stato non, non me la ricostruisce o lo fa con tempi così dilatati che eh, addirittura si potrebbe pensare anche di rinunciare. Secondo me si va a maturare una sorta di, di danno, perché in questo momento noi abbiamo le mani legate, eh, perché ci è stato detto che ci ricostruiscono le case, ma più detto così sembra è qualcosa che è, do, che è dovuto, non è stata certo colpa dello Stato eh, che il sisma ha ridato giù tutto, però lo Stato ci ha fatto una promessa, eh, anche perché insomma, noi eh, in questi luoghi siamo cresciuti, in questi luoghi ci abbiamo anche pagato le nostre tasse, quindi... Eh, credo che sia arrivato il momento veramente di, di mettere mano a questo territorio e di, farlo, eh, e di farlo rinascere. Credo che questo non solo aggradi noi, ma aggradi, aggradi un po' tutto quello che è l'essere italiani, che ha questi territori bellissimi, malgrado queste brutture che ancora siamo costretti a vedere. Ora nel nome l'inizio predare e nel nome, ahimè, la fine. Eh, tra l'altro, qui è dove erano i miei laboratori, come si può vedere, non sapevamo di essere sopra un'antica frana, una paleofrana, qui si iniziano a vedere adesso che hanno rimosso le case, si iniziano a vedere i risultati di quella, di quella frana scaturita anche anch essa da, da terremoti passati di, di parecchi e parecchi anni fa. di tutta una paleofrana, quindi parliamo di ma che migliaio d'anni fa, ma questa zona non è nuova a questi, a questi accadimenti, il problema è che la memoria degli uomini è piuttosto breve rispetto alla ciclicità appunto dei terremoti che fanno ogni 2-300 anni. Eh, nel pietraio, pretare, nella pietra è nata e nella pietra ci auguriamo che risorgerà e... Eh, eh, il risultato di queste, di queste pietre dove i nostri muri, le nostre diciamo fondamenta si sono appoggiate a, a quelle che erano praticamente le, la, nostra, la nostra origine. e Queste pietre sono venute praticamente giù dal, dal Monte Vettore, da sotto, la grotta, da sotto la grotta della Sibilla, dove adesso possiamo vedere quell'occhio quell cicropico che ci guarda, quella zona che si chiama L'area della Regina, perché siamo anche nel paese delle fate, ma questa, questa è un'altra storia. È un paese dove la Sibilla eh, ha regnato e ancora oggi fa sentire la sua presenza. Aveva a seguito eh, sette fate, ognuna rappresentante del, del bosco, la pietra della roccia, la, del la, la, la fata del vento. Quindi, ognuna era legata a un elemento de della natura. Natura che ancora oggi eh, è rimasta praticamente intatta, malgrado stiamo mostrando le sue cicatrici più grandi ma noi eravamo costruiti sopra una, una frana e quindi io immagino i primi pastori che sono arrivati in questa zona hanno trovato queste pietre e hanno pensato bene di utilizzarle per tirar su quello che poi è diventato un villaggio che poi ha dato luogo al nostro paese pretare quindi nella pietra eh, siamo nati nella pietra siamo caduti ma nella pietra dobbiamo risorgere allora eccoci nel mio, nel mio laboratorio parlando appunto di resilienza e noi cerchiamo di rimanere aggrappati al nostro territorio. Io ho presso casa, ho presso il laboratorio, e grazie alla Protezione Civile, al Comune, insomma, sono riuscito per loro gentile concessione. Li ringrazio ad avere un modulo provvisorio per cercare in qualche maniera di far ripartire quella che è la mia attività artistica di restauratore insieme a mio cognato Giuseppe Pontani, che voglio citare volutamente perché anche lui è un grande artista. E stiamo cercando appunto di, di ripartire con. Uh, così adesso ancora un po' tutto sotto sopra ma come dico sempre, io un buon laboratorio non deve essere mai troppo ordinato. Appunto, stiamo cercando di ripartire nel nostro territorio per cercare di continuare a fare quello che meglio sappiamo fare. Noi ci occupiamo di arte, di restauro, di ceramica da anni. Uh, mi faccio un po' di pubblicità, che non guasta: si chiama Stilarte, la società che portiamo avanti noi è stata dura perché siamo stati prima colpiti dal sisma e poi dal covid. E, um, colpiti dal covid nel senso del primo fermo, il primo lockdown insomma che ci ha costretti eh, a, stare, a stare praticamente con le mani in mano per fortuna qualcosina sta ripartendo noi vogliamo dare appunto insieme a, anche all'amico vicino Gino Quattrociocchi che ha trasferito il rifugio dalla, dalla foca di presta proprio qui, qui a Predare vogliamo dare così anche un segnale, un segnale di ripartenza forte tra l'altro siamo a Predare, Paese delle Fate e mi, mi fa piacere ricordare questo è, è, è un quadro che feci nel, nell'edizione insieme a Giussi, a, a Giussi Perico, ehm, la figlia di un noto giocatore, un ex giocatore dell'Ascoli che per anni è venuto in vacanza in, in questo territorio. Questa è la locandina appunto che riguarda l'edizione delle Fate del 2015, l'ultima prima, ahimè, del, del, del Fatidico Sisma. Eh, questa rappresenta un po' l'insieme di quello che rappresenta la leggenda, la sibilla, il guerriero meschino, il frate che mette in guardia il guerrino eh, sul fatto che la sibilla insomma è, è, è abbastanza è, difficile da trattare, le fate con le zampe di capre come narra la leggenda e sopra invece abbiamo un quadro che rappresenta un po' l'insieme di tutto quello che è la, la caratteristica della zona, siamo a cavallo di due parchi nazionali, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, noi avevamo Abbiamo in questo momento è, è al Duomo di Ascoli una copia della Sacra Sindone del 1400 che fu ottenuta grazie alla sovrapposizione di quelle originali di Torino. Il lupo di, di Monti Sibillini sta tornando lentamente a riguadagnare territorio. L'Aquila eh, che svetta ancora sulle nostre cime si sta facendo rivedere. Eh, questo è il crocifisso ligneo del 300 che stava nella chiesa di San Salvatore ad Arquada, che è stato recuperato e riconsegnato alla comunità il simbolo per eccellenza che è, che, che è la rocca di Arquada la rocca che malgrado tutto è ancora in piedi ha qualche merlo che è saltato eh, ma è ancora lì e anche la rocca sta per essere recuperata tutto, ripeto, molto lentamente ma questo ecco è uno spaccato il Papa Giovanni Paolo II che per noi, almeno per me ha, ha rappresentato proprio quello che è la fede, mh, quello che è mh, la fede almeno per come, per come la intendo io, quindi secondo me mh, mi prendo questa licenza, l'ultimo papa uh, vero, buono che mh, insomma, ci ha rappresentato nella cristianità, nel mondo. Eh, qui sto, seguitemi, sto realizzando un, la copia della Sacra Famiglia. Michelangelo Buonarroti, io l'ho fatta un po' più grande, sto cercando di, di riprodurle mh, questa opera che rappresenta un, proprio l'unione, la famiglia, perché... È così che noi ci dobbiamo sentire in questo territorio, dobbiamo sentirci ancora una famiglia, perché non, spesso si sente parlare del terremoto dell'Aquila, del terremoto di Arquada, del terremoto di noccia. Terremo, il terremoto ha colpito tutti quanti noi, anche quelli che non sono stati colpiti di riflesso. Quindi è inutile aggrapparsi ai inutili campanilismi. Noi dobbiamo tutti quanti insieme cercare di rialzarsi e tenendoci per mano. Eh, Quest'opera è stata appunto commissionata da, da una persona di Ascoli, insomma una persona. Che, che ama l'arte e che vuole rappresentare ecco, a tutto tondo, per così dire, l'unione che dobbiamo continuare ad avere in questo territorio. Altrimenti saremo, come posso dire, penalizzati due volte, perché spesso, ripeto, sento parlare eh, dell'uno che si sente più danneggiato, o più trascurato dell'altro. Noi siamo stati tutti colpiti alla stessa maniera eh, e quindi tutti insieme dobbiamo cercare di ripartire e noi in qualche maniera lo stiamo facendo. Eccoci appunto accanto al mio laboratorio, ho avuto la fortuna non solo di avere un laboratorio provvisorio del quale ringrazio l'amministrazione comunale, la protezione civile e quant'altro ma ho anche avuto l'ulteriore fortuna di avere accanto Gino Quattrociocchi del famoso rifugio degli Alpini di Forca di Presta che si è trasferito per mia fortuna accanto al mio laboratorio e io adesso posso deliziare anche delle sue eh, peculiarità culinarie eh... Che giusto oggi sta appunto elargendo a grande, a grande richiesta del, del pubblico presente dentro la sua sala. Quindi vi, vi giro un attimo il, il famoso Gino Quattro Ciocchi, simbolo di resistenza e di resilienza anche lui. Saluto a tutti quanti, eh, niente, eh, come diceva Filiberto, siamo qui resilienti su questo territorio aspettando la ricostruzione. E nonostante tutto, nonostante il Covid e tutto quanto, siamo ancora sopravvissuti e siamo contenti così. Eh, che altro dire? Eh, un applauso a chi ci ha dato una mano fino ad ora e un applauso all'amministrazione che si sbrigassero a, a fare le cose che devono fare. Bene, io volevo salutarvi da, da, da quella che è ancora a casa mia e mi scusa ancora. <ride> Del, della situazione, la domestica è dovuta, dovuta andare via prima del, del tempo, consentitemi la battuta e io faccio il mio nuovo saluto a quell'occhio che continua a guardare imperterrito e spera come noi di rivedere il nostro territorio, non solo predare tutti gli altri paesi che sono caduti eh, quella, quella notte, in più riprese devo dire, prima il 24, poi il 30. Il 30 ottobre, di tornare agli antichi splendori, in maniera che noi e tutti quanti voi potete goderne ancora delle sue bellezze, delle sue caratteristiche. Grazie.